Allora, adesso passiamo all'affilatura della lama che ho già fatto in parte, nel senso che vedete che è già molto meglio di prima. Usiamo questa pietra, gli diamo una bagnata. Questa è una pietra per affilare gli scalpelli a due grane. Iniziamo dalla parte più ruvida, che è questa qua più scura, e poi passiamo alla più chiara. Allora dovete fare così, poi sentite se c'è una leggera unghia, significa che bisogna iniziare dall'altra parte, sempre tenendo attenzione all'inclinazione, perché come vedete è una lama che non è simmetrica, dovrebbe avere un'inclinazione circa di 25 gradi. È abbastanza facile perché riuscite con le dita a sentirlo. E anche qui andiamo avanti fino a quando, toccando, si sente un po' di dente con l'unghia. Quando si sente il dente con l'unghia significa che possiamo ancora dare una leggera passata dall'altra parte. E dopo circa, non so, qualche minuto, potete andare avanti per un pochino, eh? Non è così facile come sembra dal video. Ci va un po' di tempo. Poi si gira dall'altra parte e si fa la stessa cosa. Prima dalla parte piatta per pareggiare eventuali situazioni non in piano. A questo punto possiamo girare e di nuovo come prima, tenendo l'inclinazione, che ok, qua il dente non c'è, e qua la punta la togliamo, controlliamo. Ok, adesso dovrebbe esserci. Se vogliamo possiamo ancora dare proprio l'ultimo filo con le pietre, quelle per affilare i coltelli, più fini. Questo è il kit della Lansky e naturalmente ve lo consiglio. Vi permette di avere delle affilature molto valide. E potete, tra virgolette, è abbastanza versatile. Io, ad esempio, nasce per affilare coltelli, logicamente, tipo fare questo lavoro qui non va bene, però è molto versatile perché si fa un po' più di fatica, ma si riesce. Io ho affilato addirittura dei cacciaviti da orologiaio con questo kit e sono diventati come dei rasoi. Ok. Non partiamo dalle grane grosse perché appunto le abbiamo già fatte con la pietra, gli diamo un colpo giusto con le due grane più sottili. Queste pietre qua non sono pietre da bagnare con l'acqua, sono sintetiche, sono da bagnare col suo apposito olio, specialmente le grane piccole, le grane grandi anche se non le bagnate va bene lo stesso. Ecco, io le uso così direttamente a mano libera proprio perché tanto non c'è la inclinazione giusta. Diamo due gocce d'olio, questa è la grana da 600. Visto che qua dobbiamo tenerla in piano, la passo così, tanto questo serve solo per
essere sicuri che sia in piano. Anche qua verifichiamo sempre che non ci sia il dentino, e quando c'è il dentino la giriamo. Qui bisogna fare a occhio, quindi tenere i 25 gradi del qua. C'è chi dice di andare solo in un verso, in realtà dopo un po' che ci avete fatto la mano, l'importante è appunto sempre verificare che non ci sia il dente con l'unghia. Se c'è il dente con l'unghia significa che dovete girare e ripassare. Okay. Qui, come vi dicevo, l'ho già fatto un po' prima. Normalmente bisogna insistere qualche minuto da ogni lato. Adesso prendiamo la grana, quella. Ecco, una cosa che bisogna fare ogni volta che le ritirate è dargli una pulita, perché sennò questa pappoccia che si viene a creare di ferro non fa sicuramente bene alla pietra, quindi dargli una pulita prima di ritirarla. Prendiamo la grana da 1000, praticamente sembra quasi una piastrella. Sembra che non gratti, anche qua gli abbiamo dato una goccia d'olio e facciamo la stessa cosa. Anche qui, cercando di andare con la pendenza originaria della lama, e se si crea il dentino girate. Ci siamo, e diamo giusto una passata dall'altra parte per essere sicuri. Io lo faccio direttamente qua, bisognerebbe girare, ma come vi dicevo questa è una lama completamente asimmetrica, ecco. Non mi veniva la parola. Ok. Inoltre stiamo facendo una lama per un oggetto, diciamo, da lavoro, che neanche fosse un bisturi, lo affiliamo così. Sempre verificare. Attenzione a non tagliarvi, logicamente, perché adesso qua taglia. Ok, facciamo una prova giusto a vedere che tagli qualcosa. Direi che siamo a posto. Ok, quindi diamo una pulita e poi rimontiamo. Se riesco vi faccio vedere la lama, eccola, come vedete è, direi, abbastanza perfetta. Di qua, come vi dicevo, è semplicemente importante che sia piatta, quindi qualsiasi modo va bene. Ok, possiamo iniziare il rimontaggio. Attenzione al senso della lama, perché a me veniva da montarla con il tagliente girato in questo verso qua, invece va montata con il tagliente girato indietro.
Comunque ragazzi, la parte più difficile è fare una buona affilatura, perché se si riesce a fare una buona affilatura, come vedete, anche col pino o abete che sia, questo credo sia abete, si riescono a fare dei trucioli che sono la fine del mondo. Ho cercato di fotografare la pialla alla luce del sole per farvi notare meglio i dettagli e i colori ottenuti con le brunature a fuoco. In descrizione trovate i link al sito, alle pagine Facebook e alla pagina Instagram.